quello di Crazy Gold è 65-22. Per quanto riguarda i components, rispetto alla Tukhamisheva, la Fotnikova ha 60-63, la Tukhamisheva 57-24 e la Sotnikova ha i components più alti anche della Crazy Gold, che aveva ottenuto 60-18. E ora noi andiamo a seguire l'atleta cinese Jun Li, e poi dopo il warm-up inizierà la fase finale della gara con Ashley Wagner, Kanako Murakami, Carolina Kostner, Mao Asada, Kathleen Osmond, Yuna Kim. L'atleta cinese che ci presenta la bella addormentata è 12esima dopo lo short. Triplo flip, triplo tollup, tanto per gradire, è molto bene anche. Che libero! Fantastico!
veramente è stata bravissima Franca, questa atleta incredibile, anche lei giovanissima, 16 anni, ma straordinaria, debuttante al mondiale, che debutto! Sì, questa è la grande rivelazione dell'anno. Non faccio neanche più a parlare. Guarda, standing ovation. Ma è giusto così. Standing ovation da parte del pubblico canadese, che è un pubblico molto molto competente. Abbiamo una scheda che non presenta neanche un meno, proprio zero. C'è un triplo Lutz con ledge, quello è l'unico particolare. Due combinazioni col triplo, doppio axel, triplo toe-loop, confermate senza assolutamente under o niente. Punteggio tecnico che sta volando veramente. Un tecnico altissimo, per quanto i components non saranno ancora stratosferici, ma immagino che sarà un punteggione. Tecnico veramente, lo stanno ancora inserendo ovviamente il punteggio, ma veramente la base già è spaventosa. Questa patinatrice sì, ci aveva sorpreso subito, no? Quando l'avevamo vista nei Grand Prix. Sì, certo, vederla così dal vivo e così solida, subito fa impressione, fa veramente impressione. Ha fatto tutto quello che doveva fare in maniera stra perfetta. Guarda, solo in questo momento sul ciclo luce è stato chiamato un edge, ma proprio sì, meno 0,30 che per che il non... resto pazzesco. Guarda gli allenatori ovviamente. Ma poi lei è molto è particolare anche in allenamento, quasi non la vedi, è sempre lì, quasi in disparte, in punta di piedi si è presentata veramente a questo mondiale. Questo l'ho apprezzato tantissimo nei suoi allenamenti di questi giorni. Tecnico altissimo. Veramente per pochissimo non riuscirà ad andare in prima posizione, perché le serviva 127,94, lei è 127,54, ma il tecnico di 69,41 è incredibile, 58,13 per i components, un totale di 127,54, è suo il primo libero ovviamente di questa serata per quanto riguarda il punteggio tecnico. Nella situazione generale Gracie Gold è in prima posizione ed è stato importantissimo per gli Stati Uniti in visione delle Olimpiadi e dei posti olimpici questo recupero di Gracie Gold. Zhiyun Li è in seconda posizione, Adelina Sotnikova in terza, ma io do subito la linea a Torino per la pubblicità, perché poi ci aspetta il warm up della nostra Carolina Costner. Linea Torino.